Buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est. Continuiamo il nostro viaggio tra lavoro e formazione professionale. Vi raccontiamo in questa puntata un nuovo corso, una nuova opportunità come la precedente, totalmente gratuita. Si tratta del corso di operatore di vendita. Volete diventare venditori? Volete capire quali sono le chiavi per il successo nella vendita di un prodotto, ma soprattutto scoprire il nuovo mondo dell'e-commerce? Andiamo a vedere questo corso, ripeto, totalmente gratuito ed erogato dall'ente di formazione Irige. Nuova opportunità destinata a lavoratori inoccupati, persone che hanno perso per mille motivi il loro posto di lavoro e devono necessariamente riqualificarsi per essere riassorbiti dal mercato. La figura professionale che vi presentiamo è decisamente innovativa perché associa alla vecchia figura del venditore tutti i cambiamenti e le novità che il mercato della vendita del prodotto ha collezionato negli ultimi anni. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che in poco tempo ha immesso sul mercato nuove figure professionali: il visual merchandising, il fundraising, il buyer, il communication specialist nelle aziende. Tutte figure che operano all'interno di un'azienda e che hanno ruoli diversi nella gestione del cliente e nella promozione del mercato, oltre al monitoraggio del prodotto. Il corso di operatore di vendita che vi presentiamo, unico nel suo genere in Veneto, è erogato dall'ente di formazione Irigem, leader nella formazione professionale, ed è totalmente gratuito perché finanziato dalla Regione del Veneto attraverso un bando che vuole far acquisire a persone che hanno perso il posto di lavoro nuove competenze per poter trovare un'occupazione. Stiamo facendo una serie di iniziative per favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile, con interventi che sono costruiti sul fabbisogno delle aziende, quindi finanziamo soltanto progetti formativi che siano prenotati e accreditati e che siano costruiti sul fabbisogno aziendale. Nell'ambito di alcuni progetti che abbiamo finanziato c'è tutta una parte che riguarda l'area, diciamo, dei servizi, del commercio. Quest'area è una di quelle che in questo momento dà più sbocchi occupazionali, e quindi ovviamente i progetti per i quali vediamo uno sbocco occupazionale ovviamente sono finanziati, perché, appunto, torniamo al discorso fatto prima, che i progetti sono costruiti sul fabbisogno delle imprese. Quindi quando un'azienda o più aziende manifestano un certo fabbisogno, i progetti formativi sono costruiti ad hoc, su misura. Questo percorso è della durata di 800 ore, distribuite in tre momenti. La sua eccezionalità è data dal fatto che il percorso forma un operatore di vendita con le caratteristiche aggiornate che oggi il mercato richiede. Oggi la piattaforma di compravendita è sempre più quella online. L'e-commerce rappresenta circa il 60% del fatturato delle aziende, anche quelle di piccola entità, perché il mercato sul web permette di bypassare molti intoppi burocratici che spesso la vendita al dettaglio comporta, rendendo molto più flessibile la trattativa tra acquirente e venditore. È
Ecco perché un buon operatore di vendita oggi non può prescindere da queste nozioni per la sua formazione professionale. Dalle piattaforme eBay alla vendita diretta, dall'organizzazione del punto commerciale alla conoscenza dei prodotti merceologici, con una spiccata capacità di interagire con i clienti potenziali, anche stranieri. L'operatore di vendita deve poi saper relazionarsi in maniera efficace anche a livello umano, saper interpretare gusti ed esigenze di ogni ipotetico cliente. L'operatore ai servizi di vendita è oggi una delle professionalità, tra l'altro, più richieste. Per questo la Regione del Veneto, attraverso l'ente di formazione IRIGEM, ha dato il via a questo corso a cui potranno accedere 15 aspiranti. L'efficacia del corso è data anche dal partenariato che IRIGEM da sempre ha con le categorie economiche del territorio e con le aziende. Solo per citarne alcune, il Marco Polo System, la Multi Utility Etra, società di telecomunicazioni, idee europee, SAS, Farm SRL. Oltre a queste, IRIGEM lavora in partenariato con i comuni del territorio, provincia, enti fieristici e consorzi. Questo corso costituisce un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro perché mai, come in questo momento, nel settore commerciale è importante ottenere una qualifica professionale. Il corso di operatore di vendita fornisce una qualifica che è valida in tutta l'Unione Europea. Abbiamo avuto il plauso della Commissione Europea che sui fondi appunto europei vigila direttamente. Per obbligo, e questo va molto bene, la Commissione Europea viene a vedere, a verificare quanto le regioni italiane, ciascuna regione italiana, fa. Ebbene, la Regione del Veneto ha avuto negli ultimi 2 anni il plauso per aver utilizzato le risorse nel modo più proprio e anche con i migliori risultati. Quindi non solo abbiamo utilizzato bene la totale quantità dei soldi, da noi non sentirete mai parlare di disimpegno, ogni tanto ci sono dei grandi titoli sui giornali dove si dice l'Europa dà dei fondi ma l'Italia non riesce a spenderli, la Regione del Veneto li spende tutti, ma non solo li spendiamo bene, perché noi abbiamo messo anche degli indicatori di qualità, cioè un indicatore di risultato, ovvero se spendo questi soldi per fare della formazione, quante persone hanno ottenuto un lavoro grazie a questa formazione. La Regione Europea ha fatto veramente un encomio alla Regione Veneto per come abbiamo saputo utilizzare queste risorse. La Regione del Veneto, nel programma operativo del Fondo Sociale Europeo, ha scelto di adottare una specifica politica legata alla formazione dei lavoratori, consapevole che chi si trova in difficoltà oggi, per essere reinserito nel mercato del lavoro, deve poter aumentare le proprie competenze. L'evento formativo è diviso in 3 momenti. A valenza sul territorio regionale ed è rivolto a persone adulte residenti in Veneto o domiciliate in Veneto, in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado o di un diploma di qualifica di almeno 2 anni. Nelle 800 ore di corso, 200 sono destinate all'acquisizione di competenze di base, 64 a competenze legate alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e le restanti 576 alle competenze professionalizzanti. Il percorso infatti è strutturato in 3 parti, lezioni e stage in azienda, proprio per permettere a chi lo frequenta di avere una preparazione a 360 gradi nel settore.
conoscere gli ambienti, toccare con mano le modalità di lavoro e interazione con clienti e colleghi, tempi e processi di un mercato sempre più flessibile e on air. Ecco perché l'approfondimento delle tematiche dell'e-commerce e della vendita attraverso i social network rappresenterà un focus specifico del progetto. L'ente di formazione è dotato di strumentazioni informatiche di ultima generazione, aule computer, dedicate per fare in modo che le lezioni siano on the job, che imparare sia sempre un modo per testare le proprie competenze e misurarsi con il lavoro. Vogliamo cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e oggi ci viene chiesta una preparazione in questo ambito e cerchiamo anche di farlo dando delle risposte soprattutto alle persone che magari hanno qualche anno in più, che oggi si trovano ad avere delle competenze non più spendibili. Allora sono corsi di formazione molto dedicati alla persona e al posto di lavoro che c'è e che dobbiamo ovviamente andare ad occupare. Abbiamo fatto uno sforzo economico importante proprio perché crediamo che a ciascuna persona debba essere data l'opportunità più giusta verso un lavoro che c'è. È necessario saper anticipare le aspettative dei consumatori e saper utilizzare tutti i canali e gli strumenti per poterlo fare, soprattutto quelli del web e dell'e-commerce. Oggi divenuta la piattaforma migliore in cui comprare e vendere prodotti, fare pubblicità e acquisire clienti. La forza di questo intervento formativo è il fatto che l'itinerario è personalizzato e strutturato sulla base delle conoscenze ed esperienze con cui chi cerca di imparare il mestiere si presenta alle selezioni. Al termine viene rilasciata la qualifica valida in tutta l'Unione Europea. Ma come fare a capire se è il lavoro giusto? L'operatore ai servizi di vendita interviene a livello esecutivo nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità, ma deve possedere una qualifica anche nell'applicazione e nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni legati all'organizzazione e alla gestione di un punto vendita, alla cura del servizio e alla capacità di portare a termine anche adempimenti amministrativi. La priorità va a disoccupati e inoccupati, oppure a chi ha bisogno di aggiornare le proprie competenze proprio per riuscire a restare nell'ambito lavorativo scelto. Si tratta di nozioni necessarie da acquisire come in una sorta di percorso di aggiornamento, perché gli obiettivi formativi con cui le lezioni sono pensate diventano competenze da acquisire. Nel corso delle 800 ore ci sono momenti intermedi di verifica, oltre ad un esame finale di qualifica per la verifica dell'impatto delle azioni che vengono impartite. Marketing operativo e merchandising, gestione del prezzo e comunicazione del prodotto. Si tratta di una figura professionale nell'ambito della vendita molto richiesta e dunque di un'opportunità professionale da non perdere. È necessario contattare l'ente di formazione Irigem per poter accedere alla selezione del corso e quindi ad un primo colloquio conoscitivo per la valutazione dei requisiti e dei crediti. Le selezioni saranno il 20 e 21 di maggio alle ore 10 presso la sede di Irigem a Rosato.
Ecco, è tutto per noi con questo nuovo corso. Chiudiamo questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo alla prossima puntata con Idea Formazione Nord-Est. Arrivederci.